Si tratta di calcolare gli eventi acuti di morte e di ricoveri nei giorni in cui spira il vento forte, wind days, e si è acclarato che esiste un incremento statisticamente significativo degli eventi di morte per cause acute, perché è veramente molto importante lo studio sui tumori. Però i tumori descrivono una situazione di molti anni prima, perché hanno un lunghissimo tempo di latenza, è come la luce di una stella che potrebbe essere morta, che giunge a noi dopo tanto tempo. Pertanto fotografare la situazione di tumori a Taranto ci dà conto di quello che capitò in termini di esposizione, può essere capitato in termini di esposizione 10-20 anni prima. Quello che è interessante per monitorare la situazione della salute della popolazione in rapporto agli inquinanti sono le malattie acute che capitano alle persone quando vengono esposte agli inquinanti che noi conosciamo essere emessi dall'aria industriale e per i quali ci sono forti evidenze scientifiche di correlazione. Cioè, noi sappiamo che gli inquinanti emessi nell'aria industriale sono, dal punto di vista scientifico, fortemente collegati, per esempio, alla morte e ai ricoveri per malattie cardiovascolari, per malattie respiratorie, per morti naturali. Quindi monitorare questo tipo di eventi acuti dà un'indicazione, è una cosa importante, perché dà un'indicazione adesso di quello che sta capitando. Anche se l'anamnesi patologica remota, direbbe un medico, quello che è capitato nel passato lo possiamo certamente vedere con registro tumori, ma naturalmente le esposizioni cancerogene di oggi le vedremo nel tempo successivo.